l'uomo al centro, quindi l'H al centro, è stato un percorso molto logico nell'evoluzione che ho vissuto io della rete, perché da questa fase di grande corsa bisognava passare ad una fase in cui era l'utente il riferimento di tutto, perché dovevamo rimettere al centro l'uomo, dovevamo fermare questa corsa dietro la tecnologia e rimettere la tecnologia a servizio dell'uomo e non l'uomo a servizio della tecnologia, come era stato nei primi anni, che erano serviti per far esplodere tutto. Io decisi quella volta lì di venire qui in mezzo a questa grandissima tenuta perché secondo me non c'era modo migliore per seminare nuove idee che farlo realmente in mezzo ai campi, in un contesto dove le persone che avrebbero lavorato sui temi del digitale erano forzatamente costrette a ragionare in termini di sequenzialità delle stagioni, come può avvenire solamente quando ti metti a confronto con la natura. Nel 2015, dopo i primi 10 anni di investimento, noi abbiamo pensato che non potevamo avere quell'impatto importante che avevamo immaginato, perché c'era scarsa consapevolezza sia sul mondo delle imprese, che non riuscivano a comprendere che per crescere, per trasformarsi, era molto più semplice andarsi a comprare una startup o intercettare dei giovani con una buona idea che cercare di creare questa cosa al loro interno. Per creare questo contesto sarebbe stato necessario investire proprio in formazione e formare quanti più giovani possibili e cercare di aiutare anche la mia generazione, i genitori, a comprendere in modo molto più chiaro come potevano in qualche modo supportare i figli nelle prossime scelte che avrebbero dovuto fare con più consapevolezza verso i temi dell'innovazione e del digitale, fino ad arrivare adesso appunto alla concretizzazione del campus, dove in un unico luogo ci sono sia le attività formative che le attività di business che le attività di ricerca, creando un contesto unico dove queste persone si alimentano l'una sull'altra, traendo il beneficio dell'esplorazione del percorso che ciascuno di loro sta facendo. Il fatto di mettere queste tre cose assieme, la parte della formazione, la parte degli investimenti e la parte della consulenza, è per creare questo circolo virtuoso dove i giovani che stanno studiando possono trarre vantaggio dal role model positivo di coloro che magari si sono già buttati con le loro gambe a fare un'impresa nel digitale e coglierne lo spirito di entrepreneurship, che non deve essere per forza finalizzato a fare impresa, ma anche solo al sapersi arrangiare di fronte a un'evoluzione molto rapida come quella che sta avvenendo adesso. Facebook nel mondo è nato 4 febbraio 2004. In Italia uno degli elementi chiave è stato il luglio 2008, quando si sono tradotte le pagine di Facebook in tantissime lingue, compreso l'italiano. Nel mese di agosto c'è stato un balzo proprio enorme di oltre 1 milione di utenti, facendo crescere la comunità in maniera importante. Oggi sono oltre 33 milioni gli italiani che utilizzano Facebook ogni mese. I social network sono stati fondamentali nella allargare il reach di internet e nel superare la diffidenza da parte di molti, soprattutto in un paese come il nostro, in cui c'era un basso livello comunque di utilizzo di internet. Il social network è arrivato a tutte le fasce di età, è arrivato ai genitori, è arrivato ai nonni, e quindi ha improvvisamente portato, attraverso il telefonino, ovviamente molto meno attraverso il PC, internet o una forma di internet nelle mani di tutti, no? E questo ha reso tutti molto più familiari con il mezzo, col digitale, e da lì poi è partito il progresso serio industriale che si è visto in questi ultimi anni. 10 anni fa Facebook era un prodotto sostanzialmente per il computer, cioè l'interfaccia grafica, come si dice, era pensata per uno schermo da 14-15 pollici.
oggi il prodotto è sostanzialmente consumato, quindi utilizzato da mobile, quindi da cellulari. Da questo passaggio si intuisce già chiaramente come sono evolute tutte le abitudini dei consumatori e anche quello che è stato un po' il prodotto, che era un prodotto testuale, che ha visto poi dopo l'introduzione anche di immagini e oggi, se guardiamo anche da mobile, l'utilizzo è prevalentemente sulla parte video. Cosa è cambiato? Beh, il prodotto era è nato ed è continua a essere un prodotto per connettere le persone, un prodotto che mette in connessione, ma da questo poi si sono sviluppate tantissime iniziative, tantissime attività. Se vi ricordate il Bataclan, quello che è successo in quel momento, Safety Check ha permesso a 4 milioni di persone nell'area di Parigi in quella sera, premendo il pulsante, di far sapere a 360 milioni di persone che loro stavano bene. Quello lì è un altro elemento che ha permesso di portare quel valore che in generale la piattaforma in questi anni ha sempre avuto un po' come obiettivo. Se vogliamo fare riferimento al mondo, al periodo più recente, ossia la pandemia, certamente l'Italia ha avuto un'accelerazione prima di tante altre nazioni sul mondo della videocomunicazione, sul mondo della messaggistica istantanea, le dirette su Facebook piuttosto che su Instagram, l'utilizzo di WhatsApp come strumento di comunicazione tra persone forzate a non potersi vedere fisicamente, sono state appunto degli elementi che certamente hanno cambiato un po' i comportamenti delle persone. Oggi il Milanese Imbruttito ha una community di circa 3 milioni di persone, suddivise tra i vari canali social, dove Facebook la fa sicuramente da padrona, con quasi 2 milioni di follower. Senza internet il Milanese Imbruttito non esisterebbe e probabilmente non parlo soltanto del nostro progetto, ma in generale, nel senso che lo strumento ci ha accompagnato a crescere e noi abbiamo fatto tesoro dell'evoluzione dei social network per arrivare dove siamo arrivati. Il Milanese Imbruttito è un progetto nato su Facebook il 7 marzo del 2013 da Giargiana, quindi da non milanesi, con uno spirito di osservazione molto accentuato, hanno creato questa pagina Facebook che ironizza sui modi di dire, i modi di fare, gli usi, i costumi, le abitudini dei milanesi. Abbiamo creato la pagina, per gioco, per divertirci, perché ci faceva molto ridere il personaggio del classico milanese moderno, molto smart, o comunque sempre in sbattimento, workaholic, assolutamente dedito al lavoro e poi alle 7 a fare aperitivo. E nel giro di poco tempo, all'incirca un mese e mezzo, abbiamo raggiunto i 100.000 like e da lì abbiamo costituito la nostra società. Nel corso degli anni, dove si sono visti diverse evoluzioni, diverse sperimentazioni del nostro format, abbiamo portato l'azienda a oltre 1,5 milioni di fatturato. La forza del nostro progetto sarà sempre di più legata all'evoluzione degli strumenti digitali, cioè più l'internet si evolve, più il Milanese Imbruttito riuscirà a cambiare in senso positivo la sua forma e la sua essenza, adeguandola a quelle che saranno i trend appunto del futuro. Ad esempio l'avvento di Instagram all'inizio del nostro percorso non era assolutamente pensabile e ad oggi rappresenta per noi una leva fondamentale per il nostro progetto. Il fatto di avere una community molto forte, soprattutto molto attiva su uno strumento molto giovane come era Facebook nel 2013, ci ha permesso di, ci ha fatto riflettere e abbiamo pensato a quali tipologie di attività poter mettere in atto per creare contenuti per le aziende. Arriviamo alle persone in modo molto diretto, raccontiamo sempre che siamo un progetto nato dal basso, è veramente tutta la rete che rappresenta il Milanese Imbruttito, è una rete molto proattiva, ascoltiamo sempre, abbiamo sempre ascoltato anche gli input che arrivavano da loro, ma faccio un esempio molto banale, il merchandising ci è stato richiesto dalla fanbase, dalle magliette alle cover per smartphone, via via fino ai prodotti che ad oggi vendiamo ancora, sono arrivati dagli utenti. Noi siamo partiti dall'online, quindi creando il fenomeno in rete, poi l'abbiamo trasferito offline con una rete di eventi e una serie di iniziative che ci hanno permesso di abbracciare la comunità fisicamente.